Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, non prendete paura, non vi spaventate perché sono completamente struccata e ho i capelli anche un pochino elettrizzati, sono in pigiama perché è mattina e in questo momento sto facendo colazione, guardate qui, ho la mia solita tisana al finocchio che ve l'ho già mostrata più volte, è davvero molto buona e poi stamattina voglio farmi qualche fette biscottate con della marmellata, io uso sempre questa della fior di frutta di Rigoni di Asiago che anche questa è buonissima. Sono sveglia da circa 40 minuti e la prima cosa che ho fatto stamattina è stata quella di lavarmi i capelli e sono molto elettrizzati perché non ho messo nessun prodotto di styling, nessuna maschera, nessun prodotto per chiudere le scaglie, insomma, qui sotto, le cuticole come si chiamano, non lo so. E questo perché stamattina voglio fare una pazzia, penso che mi verranno i capelli verdi perché voglio andare a fare l'henné. Non l'ho mai fatto, però ho sempre visto un sacco di persone farlo e che avevano dei risultati, insomma, soddisfacenti sui capelli. Voi dovete sapere che io ho un po' una fissa con i capelli. Ho cambiato un sacco di colore dei capelli. Ho passato dal biondo, ma da sempre, da tanti anni, biondo con le mesh, colpi di luce, balayage, poi sono tornata mora, poi sono tornata bionda, insomma, non sono mai contenta. In realtà io adoro il biondo, però i capelli si rovinano insomma parecchio. Quindi voglio provare appunto a fare questo henné che in realtà non va a decolorare perché ha una tinta naturale. È la prima volta appunto che lo faccio, quindi non so. Nemmeno se ho fatto tutto giusto, boh, dopo vedremo. È una tinta naturale sui miei capelli, che sono un castano, direi, castano forse chiaro. Dovrebbe dare dei riflessi al sole che potrebbero essere verso il biondo o più verso il rossiccio, ramato, aranciato, insomma. Però è un esperimento, non ho la più pallida idea di come verrò fuori e quindi proveremo insieme. Vi metterò sicuramente un video, una clip del prima e dopo dei miei capelli al sole e però intanto faccio colazione perché altrimenti tra un pochino svengo che ho parecchia fame. Ragazze, sono in bagno adesso, mi sono messa nella lavanderia perché non voglio fare casini perché ho letto sul web che l'henné macchia. Ho messo anche un maglione un po' vecchio che ho così anche se si macchia, pazienza, tanto comunque lo avrei dato via. Ovviamente cerco di non macchiarlo, però se si macchia pazienza. Sarebbe importante avere degli asciugamani vecchi che io non ho. Li ho tutti nuovi, quindi boh, non lo so, farò lo stesso, spero di non fare casini. Vi voglio fare vedere il composto che ho creato ieri sera. Questa è la pappetta che ho preparato e che adesso andrò a mettere su tutti i miei capelli. Stavo pensando magari se no di evitare, diciamo, l'attaccatura, quindi le radici e di fare una sorta di riflessi sfumati. Devo vedere se ci riesco. L'occorrente, oltre al vostro composto, che non so nemmeno se sia fatto bene, devo dirvi la verità, è un pennello di questi da parrucchiere. Io questi li avevo già perché tanti anni fa mi facevo i capelli da sola, ho sempre amato farmi i capelli, così come amo la cura del corpo e la skin care. E poi all'interno della confezione ci sono anche altre due cose che ci sono utili. La confezione dell'henné è questa, nella colorazione biondo sole, come forse avrete già visto dalle clip, e all'interno, oltre alle istruzioni, ci sono anche una cuffietta, perché poi una volta steso l'henné dovremmo andare ad utilizzare o il Domopack o questa per rimanere in posa. Io resterò in posa per 120 minuti e all'interno di questa piccola bustina credo che ci sia un guanto, uno o due guanti per non sporcarsi le mani. Vediamo un po', perché io già so che farò comunque sia casini. Ecco, ci sono i guanti. Direi che proviamo, questa sarà l'ultima clip prima, non so, di diventare tipo color Hulk, verde Hulk, e vediamo un po' come vengo fuori.
Ragazze, sono oscena in questa mise con tra l'altro le orecchie a sventola, le ho lasciate fuori dall'impacco perché non me le voglio colorare. Adesso devo rimanere in posa 120 minuti, rimarrò appunto in posa quel tempo che è il tempo massimo perché voglio far prendere bene i riflessi. Non sono andata proprio sulla cute con la tinta perché ho un po' paura, essendo la prima volta, di non so, uscire di un colore strano, non lo so. E quindi sono andata a fare una sorta di riflessi, degradé, chatouche, anche se, vi ripeto, non so nemmeno se funzionerà, magari non succede niente, boh, non lo so. E nulla, noi ci vediamo più tardi, fra 2 ore, e adesso sono meno 10 alle 10, ci vediamo quindi a meno 10 a mezzogiorno con il risultato finale. Ragazzi, allora io ho lavato i capelli, adesso non si vede ancora niente, ora li vado ad asciugare, poi vediamo il risultato finale e ci riaggiorniamo dopo, insomma, con i capelli asciutti, che così sono un pochino oscena. Tra l'altro ho sporcato il maglione di Enné, dopo ci metterò un po' di smacchiatore e lo faccio andare in lavatrice con altre cose sperando che si pulisca. Mi sono messa proprio davanti alla finestra. Allora, sono venuti molto molto bene. Peccato che forse dal video non si riesca a capire bene le sfumature, però sono venuti stupendi, sono molto soddisfatta. In teoria poi fra 48 ore si dovrebbe fissare il colore, dovrebbe uscire il colore definitivo. Poi comunque voglio farvi una ripresa anche all'esterno per farvi vedere i riflessi, ma sono veramente pazzeschi, bellissimi. Io chiudo qui questo video, vi mando un bacione. Ci vediamo presto su YouTube e ricordate di iscrivervi al canale. Ciao!